Buonasera, eccoci qua, eccoci qua. Dunque oggi video, una piccola notiziola, è uscita, l'avevo promesso, se usciva qualche notizia l'avrei fatta, sapere alla mia community, come si dice, una cosa del genere, sì. Allora, sì, la situazione è questa, è arrivata un'offerta per Paulino Dybala dal Paris Saint-Germain, si parla di 70 milioni, più 15 milioni all'anno al giocatore. Questa è la notizia che lancia la bomba. Sport Mediaset di oggi, dunque. La Juventus, come sempre, ha preso tempo, dunque, fino a inizio febbraio, per parlare del rinnovo del giocatore, ma anche. Dunque, l'offerta l'ha già fatta la Juventus, sarebbero 10 milioni che gli dà, ma come sembra che il Paris Saint-Germain ha offerto 15 milioni al giocatore. Però Sport Mediaset bisogna sempre prendere con le pinze quando dice una cosa. Dunque, staremo a vedere. Questa è una piccola bombetta, dunque, di giornata che è uscita. Dunque. E vediamo come va a finire se Dybalino rinnova o accetta l'offerta del man sempre se è arrivata a Torino l'offerta, comunque 15 milioni al giocatore, degli 70 milioni alla Juventus. Staremo a vedere. Io tempo fa lanciai sul mio canale il Ci fu quella notizia del possibile scambio Dybala Icardi tempo fa. L'avevo già detto qualche tempo fa. Poi le notizie vanno e vengono, come si dice. Il calciomercato è anche questo. Dunque, bisogna sempre stare sul pezzo, come si dice. Dybala al Paris Saint-Germain. Staremo a vedere se nelle prossimi giorni o dopo febbraio vediamo se rinnova con la Juventus o veramente c'è questa offerta che Dybala intende accettare per andare al Paris Saint-Germain. Per ora è tutto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani per le prime pagine dei quotidiani. Ciao!